Allora, i briganti furono un vero flagello, sia per non solo per il popolo di Frascaro, ma anche per le zone di Macerata e le zone del Rietino. Dove passavano loro facevano razzie di roba, insomma, e praticamente erano barbari, delinquenti, uccidevano le donne, i bambini, per poca roba, diciamo formaggio, grano, quel poco la famiglia poteva mettere da parte. Infatti dalla Sportella di Norcia, la famosa Sportella, la porta famosa, la porta Meggiana, partivano i carri pieni di grano e orzo, olio e quant'altro e passavano proprio in questa strada per andare nel territorio laziale, quindi non solo laziale ma anche abruzzese. Dopo tanti anni di queste percosse, di questi farabutti, il Papa Pio V decise di mettere un podestà molto cruento, molto severo. Questo si chiamava Candido Zitelli, che il 20 maggio del 1567, nominato proprio dal Papa, fece razzia di queste lorde di barbari, tanto che per tanti vari giorni ne furono impiccati 9 al giorno di questi barbari. E qui fu ritrovato infatti sotto la statua di San Rocco, furono ritrovati 3 teschi di questi briganti, e furono messi lì perché la popolazione fu grata alle truppe papali e anche alle truppe napoleoniche che presero questo gruppo che fiancheggiava il territorio di Accumuli e Frascaro e per l'appunto furono impiccati e come gratitudine questi 3 teschi furono messi sotto la statua di San Rocco. E diciamo che con il tempo queste lorde di barbari sparirono e la popolazione ritornò allo stato normale, tutti allora potevano proseguire con le loro carovane senza alcuna preoccupazione. Come gli ho detto fu una terribile piaga. Il capo, volevo dirvi che il capo di questa lorda di barbari di Frascaro si chiamava Giovanni Patrizzi, che era un uomo imponente, altissimo, quasi 1,90 m. E metteva paura, ma aveva una cattiveria spaventosa. Infatti parecchi omicidi in questa zona ne ha combinati di molti, insomma. E, ecco, tutto qui. Questa è la storia per quanto riguarda i briganti. Adesso ci avviamo verso la